Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo a San Siro, come potete ben vedere, Inter Juventus. Dobbiamo per forza vincere perché all'andata finì 1-1. Raga, chi vince passa direttamente in finale contro al 99% la Fiorentina, che ha vinto 2-0 contro la Cremonese. Quindi ragazzuoli, oggi dobbiamo vincere, punto. Non ci sono né perché né per ma, dobbiamo vincere. Oggi non sono da solo, ma sono con Dani, che bella, sapete, ragazzi, ti fa Inter. Ma non sono da solo, non c'è solo Dani, c'è anche Giovi. Giovi, ciao ragazzi. Ragazzi, ho ripronostico al volo, vai. Aspetta, prima lui devo fare una cosa. Vai. Bobby, Bobby. Vabbè. Ci sta, ragazzi, ci sta. Lo sposto, vai, ci sta. Pronostico. Dopo. Lui prima, vai. Vai, pronostico. Per me finisce i rigori e speriamo che vince l'Inter. Ok. Però penso ai rigori. Io 2-1, ovviamente spero per questo. Io dico 0-1 Juve. Vediamo. Andiamo. Ragazzuoli, ci siamo. Si entra allo stadio. Vi dico una cosa, io qua a San Siro non ho mai visto vincere la Juve, quindi spero di cambiare le sorti e di portare fortuna. Ci siamo ragazzuoli, siamo arrivati a San Siro, eccoci qua. Entrano i nostri portieroni, dai ragazzi, forza! Ed entra la Juve tra i fischi, dai ragazzi! Andiamo in finale, forza! Dai raga, dai! Diciamo ragazzi, squadra in campo. Dai ragazzi, si parte! Forza Juve, vai! Madonna! Madonna! Abbiamo rischiato, secondo minuto, già che rischiamo! Angolo Inter! Occhio a queste situazioni! Rischiato, se non soffriamo lo siamo noi. Come soffriamo? No, ti prego, no. Veramente schifo, questo è il termine esatto.
speriamo che nel secondo tempo cambi la musica, perché così non va bene. Cioè, se così dobbiamo andare in finale, ragazzi. Fuori subito Locatelli. Ma veramente inguardabile. Inguardabile. Un po' tutti, ma lui forse un po' di più, eh. Lui sì. Nel secondo tempo. Si riparte col secondo tempo, fuori Kostić, dentro Milik. Speriamo io bene. Io tolto Locatelli. Anch'io. Mer che dorme.